progetto si chiama Pignatta Coffee Break. Quando mi è arrivata la Eagle One prima, quello che ho voluto rappresentare guardandola è stata tramutarla in una dea, la dea del risveglio. Volevo creare questa struttura totemica che riecheggia queste figure di mitologia inca, no? Un richiamo un po' al Sud America di provenienza, no? Da cui proviene il caffè, e restituire però quella che è il pattern dell'energia, quello che esattamente la mattina ricerco quando vado a tentoni verso la cucina a prendere il mio caffè. Nel sonno, no, in quel tepore ancora sognante, ho immaginato le persone come dei bambini impazziti con le loro con le loro aste battere per cercare di far scendere da questa dea pignatta il caffè che li potesse inondare la mattina. Ecco, questa è la storia che ho immaginato. Mi piaceva sentire questo brio mattutino di una cascata di caffè addosso. Il processo creativo è sempre un momento straordinario, perché a volte c'è la materia che ti suggerisce, a volte sei tu che ti perdi per capire cosa in quel momento vuoi dire. E metti insieme parole per poi creare una sorta di prigionia linguistica in cui, pam, incanalare un concept. Perché ogni volta potremmo dire tante cose. Per esempio, in questo momento io sentivo una gioia di ritornare al salone, una gioia emotiva, fisica, che si è tramutata in quel progetto. E la macchina mi ha suggerito molto, il caffè mi ha suggerito molto cosa io dovessi fare.